Bonjour. Bonjour. Ciao a tutti gli enduristi italiani. Ciao ciao. Wow. Uomini veri. Oggi è Enduro Blogger e alla presentazione Sherco 2018. Siamo con Thomas Tessier. Sì. Parla italiano, parla inglese, parla francese e parla svedese. Però l'italiano non è perfetto, ma proviamo a fare le cose bene. Per iniziare parliamo della parte del motor, la parte la più importante di questo moto. Come possiamo vedere qua, c'è le valve elettronica rotativa. Le valve elettronica qua c'è due cavole e c'è un motore elettrico. Allora, quando c'è le rivoluzioni del motor, in relazione con le rivoluzioni del motor, facciamo un'apertura delle valvole elettroniche in percentaggio. E questo è importante per gestionare la deliverance della potenza su questa moto. L'erogazione della moto. Sì, esattamente. A livello del sistema di raffreddamento, è importante su questa moto perché è un piccolo motor 125, allora è la base per non perdere cavalli su questa moto. Possiamo vedere qua esattamente la parte del cilindro, anche della culata, per il sistema di raffreddamento. C'è una potenza di 36 cavalli, ok? Ma c'è un switch alla mappa, come possiamo vedere qua. E questa è in posizione hard e c'è la posizione soft. La differenza è 3 cavalli sulla moto. Allora, una cosa interessante, simpatica e motivo d'orgoglio per noi italiani è che anche su Sherco ci sono un sacco di parti prodotte da aziende italiane. Thomas, quali sono? C'è Brembo, tutto il freno della moto e anche la frizione è Brembo Italia. C'è Sella da Valle per la sedile della moto. C'è il silenziatore che viene da Brembo e c'è tante parti. Silenziatore è fresco? Sì, è fresco. E c'è tanta parte della moto, del motor che viene d'Italia. Allora c'è tanti fornitori italiani che fanno dei ricambi per le moto che sono buone. Forza Italia. Sì, Forza Italia. Super Enzo, come l'hai visto ragazzo? No, lui l'ho visto bene, la caduta che ho visto male. Mister Ego, il ditino, lo Zaffa per X e il Jordi per fuoristrada. Questa è la moto di Pedrero, adesso gliela frego e mi vado a fare un bel giro. John, Lore, good luck. Allora, qui Enduro Blogger, un grazie a Thomas. Grazie a te. Ci vediamo in mulattiera. Ciao. Se lo sai, ma se non lo sai, te lo dice il blogger.